Eccoci qua, ultimo appuntamento per il Ferrara Film Festival. In questa puntata scopriremo finalmente i vincitori di questa terza edizione, in questa cerimonia di chiusura che è chiamata Golden Dragon Awards. Eccoli. Del Ferrara Film Festival con un po' di grande tristezza, però siamo comunque soddisfatti del lavoro svolto, del nostro piccolo stiamo crescendo. Io farei intanto un applauso a tutto lo staff che ha lavorato notte e giorno, veramente grazie di cuore, un applauso a... e poi li conoscerete dopo. Il presidente dell'UNICEF di Ferrara, Gianni Cerioli. Allora vince questa sezione UNICEF SING. Buonasera amici di Ferrara, grazie per l'accoglienza. Mio amico l'effetto speciale sono magici, possono prendere una ordinaria scena e renderla straordinaria, e allora il vincitore è The Recall, Mauro Borrelli. Ritira il premio il regista Mauro Borrelli. Festival in questa terza edizione si è promosso. Io vi porto un saluto del presidente della regione Stefano Bonaccini, il vincitore di questa sezione, Axioma! Noi vogliamo ringraziare perché quello che fate qui è estremamente importante per tanti giovani. Date spazio al cinema indipendente e di questo ne siamo veramente molto grati. Grazie a tutti, buonasera. Questo piccolo festival, piccolo grande, cominciato sembrava quasi in sordina, ma in una città che è nata per il cinema, è nata nel cinema, e mi fa molto piacere poter dire che il film vincitore è Stella 1. Volevamo ringraziarvi per aver accettato prima di tutto la nostra submission. Forse sapete quanto è difficile far entrare un cortometraggio in un festival. Per noi questo è stato un percorso difficile ma assolutamente stimolante e unico, quindi vi ringraziamo tantissimo. Roberto? Ma no, è veramente il coronamento di 2 anni e mezzo di lavoro, perché in realtà questo film l'abbiamo girato nell'aprile del 2015 e l'abbiamo terminato ad agosto di quest'anno, quindi è veramente bellissimo avere questo premio tra le mani, e grazie a tutti. Non vi raccontiamo. Comunque tutti i film e gli eventi dal vivo accessibili ai non udenti, che poi in realtà si dice sordi, vero? Sì. Volevo anche ringraziare il direttore, Maximiliano Muro. No.
Prego. Per il suo sostegno morale, aveva compreso i miei difficoltà. Inoltre ringrazio perché, nonostante la mia assenza, è stato portato avanti il progetto Accessibilità assieme all'associazione Fiata Emilia Romagna, allo scopo di inserire i sottotitoli nelle varie occasioni e proiezioni. Allora, come sapete, i sottotitoli rappresentano lo strumento di accessibilità fondamentale per le persone non udenti, che attraverso questo strumento possono partecipare alla vita sociale collettiva in assemblee, riunioni, manifestazioni, festival, come stiamo vedendo. Perché Sara e Silvia hanno rappresentato come si può essere talentuose, competenti, nonostante una limite di opportunità, e recuperarlo col talento. Dico questa cosa per dire che io sono la presidente di un centro antiviolenza. Mi occupo da molti anni di violenza delle donne. Voi sapete che la violenza è una delle maggiori forme di inibizione del talento, delle capacità e della forza delle donne. Allora, non è questa la sede per raccontarvi che cosa facciamo, però voglio solo dire che sono felice in una serata dedicata al cinema di ringraziare le tante donne, attrici, donne famose, donne importanti che potevano anche tacere, ma che hanno dato forza a molte donne semplici che non hanno magari il coraggio di raccontare le molestie che sopportano, e hanno portato allo scoperto una delle più grandi vergogne del mondo contemporaneo. Vince questa sezione il corto Iena. Ringrazio tutti di essere qui presenti qui a Ferrara. L'abbreviazione di questa sera è la seconda, appunto, con il premio, ed è una parte di famiglia anche in questo premio, cioè, ed era la moglie di Vittorio Cini, la madre di mia madre, che era Lida Borelli. Lida Borelli era una grande attrice del cinema, ma prima ancora del teatro, e assieme a Eleonora Duse sostanzialmente hanno fatto la storia del teatro italiano in giro per il mondo all'inizio del Novecento. Praticamente erano capocomiche, cioè iniziato naturalmente da giovani attrici, diciamo, debutto, per poi diventare imprenditrici di loro stesse e fare proprio la storia del teatro. Eccolo qua. Allora, la migliore attrice è, ruolo di tamburi, non abbiamo i tamburi, ma è lo stesso, Rachel Brounsch. Guai. E, ecco, qui il contro l'ordine. Oh, a questo dragone d'oro abbiamo fatto la posta da 2 anni praticamente. E quindi... Credo che la mia presenza sia dovuta soprattutto al ruolo che io ho in questa città con il mio bellissimo istituto agrario e alberghiero, questo istituto che è diventato ormai un'icona per la città, è un istituto che è a livello internazionale. Metto gli occhiali perché sennò per me qua non c'è scritto niente. Allora, miglior attore, Vincent Lacoste, Tutti gli uomini di Vittoria. Giuseppe, ciao, grazie di essere qua. Giuseppe è un caro amico nostro, ma abbiamo anche un amico in comune che è Giovanni Bartolucci. E Giovanni Bartolucci è una persona che purtroppo per motivi, vabbè, che non... di cui non vogliamo parlare, purtroppo non è qui con noi, ma vogliamo ricordarlo perché per i primi 2 anni delle 2 edizioni del Ferrara Film Festival è stato una persona speciale, è stata una persona squisita, è stato una persona veramente che ha arricchito il festival con la sua professionalità, con la sua precisione, col suo senso dell'umorismo, e ci manca veramente tanto. E vogliamo cogliere questo momento per ricordarlo, ma cederei la parola a Giuseppe, che è un caro amico, è stato un caro amico di Giovanni. Aver accettato un po' la mia proposta. Solo quello, la proposta è quella di ricordare Giovanni, che è scomparso lo scorso anno, che al di là del fatto
lui aveva l'amore per il cinema, la passione molto più viscerale. Mauro Cornelli. Ritira il premio Mauro Cornelli. Appunto, dicevo, avete conosciuto tanti registi e molti di questi famosi, auguro appunto a Mauro Cornelli che possa diventare famoso anche lui. Mi sta diventando più di 25 anni, è una cosa bellissima poi avere un riconoscimento in Italia di nuovo, specialmente per chi viene dalla provincia. Ci sono tantissimi artisti negli Stati Uniti che vengono dalla provincia italiana, che poi in Italia non vengono riconosciuti così come lo sono là. Buonasera a tutti, complimenti e grazie a Maximilian, per il terzo anno da Los Angeles ci hai regalato questo bel festival. Complimenti all'avvocato Ferroni e a tutto il suo staff. Mi scuso, non conosco per nome tutte le persone, ma attraverso Giorgio voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, tutti quelli e quelle che hanno collaborato, perché avete dato una solidità organizzativa al festival molto molto importante. Ferrara è una città, diceva giustamente la consigliera Zapaterra, una città di festival, ma Ferrara è una città d'arte e di cultura tutti i giorni, quindi è molto bello che nella quotidianità della nostra attività poi ci siano alcune settimane dove ci sono delle cose speciali, però poi tutto l'anno, tutti i giorni a Ferrara c'è cultura. Mi fa piacere che abbiate scelto questo premio per me, probabilmente sapete che è una delle mie passioni, dei miei studi. Il film vincitore è Above the Browning Sea. Ritira il premio il regista Nicola Zavaglia. Documentaristi non parlano, filmano e non parlano. Al mio fianco ho avuto dei collaboratori che mi hanno seguito e hanno dato il 100% in tutti questi giorni. Quindi mi sembra opportuno consegnare questo premio assieme a tutte quelle persone che in questi giorni sono state al mio fianco lavorando mattina, pomeriggio e sera. Quindi chiamerei qui al mio fianco il Festival del Cinema, il Film Festival dei 20, il Film Festival di Continuità, ma il Film Festival anche Solidarietà. Durante la settimana si è svolto una importantissima cena presso l'Istituto Bregani, grazie alla collaborazione con le realtà associative ferraresi, erano presenti i Lions, i Rotary, i Roundtable, e abbiamo raccolto 1.400 euro che sono stati interamente devoluti alla città del ragazzo. E dico semplicemente che il vincitore è contro l'ordine divino. Allora, io faccio una cosa che comunque merita. Io, tutto lo staff del festival, l'ultimo premio, tutti su. Voglio ringraziare tutti voi perché il lavoro che avete svolto è, non dico eccezionale, è di più. Organizzare un evento come un festival del cinema, per quanto ancora piccolino, però sta crescendo, è uno sforzo veramente importante, ci sono sempre dei problemi da risolvere, ognuno di voi è stato veramente eccezionale dall'inizio alla fine, quindi io voglio fare un applauso a tutti voi proprio dal mio cuore. Vincitore del miglior film USA e in Dubious Battle di James Franco, che ha vinto il miglior film USA. Io con questo vorrei ringraziare, oltre a tutte queste meravigliose persone, anche tutti gli sponsor e tutte le persone che, appunto, grazie a loro questo festival è possibile. Quindi da Immobiliare Lamborghini, che vedo che sono qua, fatemi un segno, ciao, dal Conte Giovanni Aliata, che IBS il Libraccio, che sono, non so se siete qua, IBS il Libraccio, da Linear, apparecchi acustici,
da Katie Thompson, che negli Stati Uniti ci saluta. Fiad, ringraziamo Fiad per la meravigliosa sottotitolazione, l'ambasciata degli Stati Uniti d'America che ci aiuta per tutte le cose diplomatiche. Un ringraziamento anche ad Ascom. Ascom sono bravissimi perché loro ci sostengono dal punto di vista logistico. Il comune di Ferrara, che da sottolineare che il nostro festival è interamente sponsorizzato privatamente. Ogni anno migliorate sempre di più e siete proprio, come si dice in inglese, siete on top of your game. La società IMED di Ottoboni, che assolutamente ringraziamo, infatti non sapevo che mi ero dimenticato qualcosa. Un ultimo applauso. Ancora non mi rendo conto di tutto quanto, però abbiamo portato a casa la terza edizione del Ferrara Film Festival e sono felice. La squadra è stata fantastica, la città ha risposto bene, abbiamo avuto un incremento delle presenze totali tra il 30 e il 40%. Siamo piccolini ma stiamo crescendo veramente. La gente sta uscendo felicissima anche da questa serata di premiazione che abbiamo fatto. Che dire, io già, Giorgio, il mio vice, è già pronto, mi ha detto guarda, già cominciamo a preparare la quarta edizione, ovviamente già a breve incominceremo a preparare la quarta edizione che ci sarà, quindi che dire, io ringrazio anche te Edoardo, ringrazio anche chi ci ha coperto dal punto di vista media, successo, successo, successo e siamo felici.